Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. I tempi sono maturi ed è dunque giunta l'ora di affrontare la sfida finale contro il creatore della regione di Hisui, l'altissimo e divino Arceus. Il Pokédex è completo, come si può evincere da tutti gli stampi relativi alle loro pagine. Si sente un suono provenire dal flautocielo. Vuoi suonarlo? È apparsa una scala di luce. Mamma mia, non sto nella pelle. Dopo questa... Oh, si concluderà la serie. Santo cielo, eccoci a cospetto di Arceus, la musica iconica, ci troviamo su un piano astrale che non è semplicemente uno spazio origine, eccola là, amico mio, ok, oia, ah, hai capito? Questa mappa, se avete... Buoiaiaiaia! Posso scappare, grazie. Bene, grazie Arceus, No, mi ha preso in pieno. Sbaglio o attacca spesso lui? Eh sì. Il cooldown ce l'ha, ma è... poco. Non so neanche se abbia poi un cooldown come tutti quanti gli altri Pokémon regali. Non so come l'ho schivato, ma ok. Questa mappa, questa mini mappa, è uguale a quella delle rovine Sinjo. Stupendo. Vabbè, ovviamente è collegato, non poteva non essere tale. Oppia. Immagino avrà anche una seconda fase lui, no? Beh, è il signore di tutto. So che magari alcuni avranno il mal di mare perché cambio sempre la visuale, ma mi sta più comodo giocare avendo il pieno controllo della DS. Oi, oi, oi! Eccolo, eccolo. Aia, no, mi prende, aia! Dai, 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 dai! Dai!
Vai. Bene, non avevo preparato il Pokémon. Volevo veramente mandare in campo Machamp. Ah, 75, ok. Perché con Machamp fai zuffa potente, lo stendi un Pokémon di tipo normale. A meno che in questo caso Arceus non è fatto in maniera tale da non aver alcuna debolezza. Potrebbe anche essere. Ok, è veloce, quindi gli attacchi potenti noi li sentiamo tutti. Tre turni! Tre turni! Va bene. Allora, andiamo un po'. Un altro potente a due turni, ok. Boia, ragazzi, che bella sta lotta. Cattivo però Arceus, eh. Ai! Eccolo, extrasenso. Ah! Quindi anche a fatto potente si è comunque tenuto il turno. Sì, è una cosa che si fa. Allora, mo mando Goodra. Per il semplice fatto che è a posto così. Basta un leggero attacco ed è fatta. Vai. Ma perché cacchio ho premuto X? Vabbè, ero abituato a un altro gioco. A un altro gioco ero abituato. Chi è? No! Come l'ho evitato? No! Che succede? Oh! Ma sei pazzo! No, 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 ok, ci sono, bene. Ah, ho schivato male. Mannaggia. Ho schivato malissimo, non me ne ero reso conto. Che roba è sto attacco, mo? Ma che è sta roba? Ma siamo pazzi? Ma che è sta roba? Ma io non lo so, boh. Perfetto, perfetto. Perfetto. Mi ha rifatto la prima fase, praticamente. Chi è? Cambia! Cambia tipo! Cambia tipo! Cambia tipo! Dai! Che bello! Che bello! Voi non avete idea di quanto è fighissimo sta cosa! Perché uno dice, vabbè, fai la lotta, mandi Machamp e gli rompi il sedere. Invece no, è lui che te lo rompe! È lui che te lo rompe perché cambia tipo! Sta cosa è nuova, sta cosa è nuova in Pokémon, non si è mai vista. È stupendamente bello. Oddio, potevo fargli velo in puntura? Mica mi ricordo, velo in puntura contro il folletto è super efficace. Acciaio è super efficace, sì. Dunque, è folletto. Mi sono portato Giratina e il Ghiro. Facciamo. Vedi, potevo fare velo in puntura. Io proprio ho fissato con zuffa. Ma ci picchia. Fango bomba gliel'avevo portata alla. L'avevo fatta masterizzare col seme padronanza. Che diventa? Tipo lotta. Vabbè, poteva rimanere folle. Ah, perché c'ho l'acciaio, è vero. Giudizio lotta fa paura. Contro un Pokémon acciaio. Mamma mia, ragazzi. Ah, è iperraggio. Vabbè, allora sei un pezzettino. Sei un pezzettino, Arceus, eh? E dai, sei cattivo. Fai il Fangob. Sei normale, sei normale. No, beccate queste. Ah, vabbè, sono scemo io. Ah! Accidenti! Non me ne ero accorto che era quello l'attacco. Non mi ha puntato.
Ho dimenticato di prendere il puntatore, mannaggia! È fatta? È fatta! È fatta! Ce l'ho fatta! Attenzione, ce l'ho fatta! Hai incontrato tutti i Pokémon. Hai adempiuto egregiamente il tuo dovere. Un cuore saldo e deciso raggiungerà sempre il traguardo prefissato. Le tue gesta ne sono la prova lampante. Proprio come fece un tempo l'antico eroe, accompagnato dal suo seguito. È un onore vedere le stesse gesta, la stessa virtù, ripetute al di là del suo spazio e del tempo. Sono felice di averti chiamato in questo mondo. Quale che sia il tuo cammino, e l'universo in cui proseguirà la tua vita, avrai sempre la mia benedizione. Ti affido inoltre una parte di me. Desidero che percorra il mondo al tuo fianco. Mostrale la tua realtà. La lastra leggenda d'Arceus. Oh. E quindi la lastra leggende. Ok. L'essere originario vede i Pokémon e gli esseri umani da ogni universo. Oh, accidenti. Quindi Arceus è preso praticamente. Analisi perfetta. Perché, scusami? Ah, ok, l'unica cosa era questa. Quindi un'analisi perfetta vale più delle altre? Ah, ho visto tre forme di aspetto, ok. Però magari potevo vederne più di una. Fonte della luce che rischiara Hisui dalla volta celeste. Offre protezione ai Pokémon e fa loro da guida. Nei miti del luogo è sommo creatore di ogni cosa. Ah, solo 200 punti, va bene. Torniamo al villaggio, vediamo Arceus. Perché posso usare le altre lastre su Arceus, ma se uso questa... Ok, quindi automaticamente li cambia forma in battaglia. Ma devo provarla sta cosa. Ah, giudizio automaticamente diventa lotta? Ah, sì! Eh sì, in base al nemico lui si trasforma. Voglio vedere contro Shinx allora che diventa. È di tipo terra, sì. Quindi quando usa giudizio lui cambia tipo. Ma solo quando usa giudizio. Vabbè, in effetti sì, è quella che serve maggiormente cambiare. Ora voglio tornare un attimo da Laven e vedere cosa mi dice. Parliamo con Laven prima. Ok, altezza delle aspettative. Selina, ho letteralmente il Dio Supremo qui. Mi mancano alcuni Pokémon per arrivare al livello 10. Direi ad ogni modo che il video termina qui. Leggende Pokémon Arceus anche termina qui. Ci sarebbe l'aggiornamento della nuova alba su Hisui, ma non vedo il motivo di fare a tutti i costi quelle missioni. Alla fine sono solo spawn di Pokémon più forti, anche alfa, evoluti, insomma. Però non vedo il motivo di farlo. Quindi direi che l'avventura su Leggende Pokémon finisce qui, almeno di un aggiornamento pazzo sgravato nel quale tornare. Io vi ringrazio per aver seguito il video e la serie. In descrizione trovate i link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo
video. Bye bye.